Perfetto. Allora, il libro che presentiamo stasera è... a me è piaciuto molto. La presunta storia vera di Giulio e Giulia. Già la presunta storia vera vi dà l'idea di che cosa si prefiguri. E questo miscuglio di realtà e di fantasia. Ma io credo che lui sia stato, che Giovanni Follesa nel raccontare questa cosa, vi faccio una breve trama iniziale perché così capiamo di che cosa stiamo parlando. 2032, lo scenario è questo, due giovani, Giulio e Giulia, fratelli, gemelli, figli di uno dei potenti dell'Italia di allora, un magistrato che ha rapporti con la politica, con la grande finanza, con la massoneria, con la chiesa, una persona che ha le mani in pasta, come si dice, e questi due ragazzi studiano diritto come il padre, in qualche maniera sono vittime ma anche affascinati dalla personalità di quest'uomo e decidono di fare una tesi di laurea, e questa tesi di laurea la vogliono fare sui misteri dell'Italia degli anni della fine della Prima Repubblica, a partire da questo, e chiedono al padre di poter accedere all'archivio, ad un archivio imponente dove ci sono le carte che possono rivelare chissà quali cose. E la storia è il tentativo di questi ragazzi di scoprire questi misteri, e contemporaneamente ogni documento che trovano poi ne parlano con il genitore, che è disponibile a parlare e che racconta e conferma le varie cose. Quindi è l'Italia che della P2, è l'Italia di Berlusconi che arriva, è l'Italia di Mani Pulite, è l'Italia che si trasforma, è l'Italia della Chiesa che interferisce, che è in crisi, è l'Italia dei segreti e delle cose che non funzionano. E questi ragazzi, il bello del libro è che mentre tu entri in questo scenario, poi scopri la personalità di queste persone. Sono due ragazzi che hanno dei tormenti enormi, dei misteri, dei segreti anche loro, e vengono fuori, e le cose vengono fuori come se fosse un noir. Ecco, Giovanni, io pensavo che fosse Nostradamus a ispirarti, perché si parla del Vaticano che va in crisi per delle storie, adesso questa vicenda che sappiamo tutti nei giorni scorsi, la pedofilia, il cardinale che chiede le dimissioni del Papa. Nel suo libro lui ipotizza nel 2032 il Papa si è trasferito in America Latina, non è più in Vaticano perché gli scandali hanno in qualche maniera obbligato a questo trasferimento. Quindi avevi già visto tutto allora? Intanto buonasera a tutti, grazie di essere qui. Devo dire, in effetti sì, leggendo i giornali di questi ultimi giorni, lo dicevamo anche prima, un po' di timore da parte mia c'è stato, perché probabilmente non l'ho scritto io questo libro, forse ero posseduto da Nostradamus, chi lo sa, qualcosa del genere, perché in effetti soprattutto per quanto riguarda il discorso della Chiesa, in effetti si sta avverando un po' tutto quello che è raccontato tra le pagine di questo libro, quindi non lo so, in effetti non so dire se poi la firma sia giusta in copertina. Giovanni Follesa ha quasi 50 anni, no? L'anno prossimo. Tanto non è una signora, possiamo rivelare l'età. Cioè, in quegli anni in cui succedono queste cose è un bambino, quindi no, no. Cioè, mentre gente anziana come me si ricorda il 77, le cose. Lui, che è nato aveva 7 anni nel 77, quasi 8 anni, insomma, no, non può essere stato influenzato da questa cosa. Però ecco, ad Alessandro Marongiu, che ha scritto un pezzo l'altro giorno per presentare la cosa sul giornale, ha detto questa cosa qui: Mani Pulite era in qualche modo una cosa trasversale, è l'inizio in cui le categorie destra e sinistra già funzionano, non esistono più, era la prima prova di impegno, diciamo così, di una generazione che in realtà era meno stimolata forse di quanto non lo potesse essere la mia generazione.
Sì, in effetti questo è verissimo. Devo dire che proprio da questa riflessione ha preso spunto anche l'idea del libro, perché come hai detto tu, per la mia generazione, quindi perché è nato sulla finire degli anni 60, io sono del 69, abbiamo sempre letto e abbiamo sempre sentito parlare innanzitutto del 68, quindi Parigi, poi quest'anno in particolar modo si è letto veramente, veramente tanto di quei movimenti giovanili, di quell'energia, di quella forza che alla fine muoveva la società di allora. Così come del 68 si è sempre sentito parlare anche del 77, anche lì si parlava di università occupate, di un impegno civile, di un qualcosa che comunque rendeva viva la vita dei giovani, degli adolescenti o dei giovani che finivano il liceo e che si affacciavano all'università. Per chi è nato nel 69, io mi sono diplomato nell'88, maturato nell'88. I miei anni erano gli anni del Timberland, dei Moncler, quindi in sostanza dei paninari che litigavano con i metallari perché erano vestiti di nero, poi non so quale altro gruppo ci fosse in mezzo. In realtà forse nel 77, nell'88 erano già qualcosa di molto più commerciale, se così possiamo dire. Quindi di fatto stiamo parlando di una generazione che è cresciuta con poche cose importanti, e sull'inizio degli anni 90 scoppia in Italia un problema, perché poi tale è, sia per come si è arrivati, per come si è sviluppato allora e per quello che poi ha portato Mani Pulite, che è quello che abbiamo, che viviamo oggi di fatto, no? Abbiamo vissuto appunto questa rivoluzione, cioè la decapitazione della Prima Repubblica, che però è stata anche quella una rivoluzione particolare, diversa, perché mentre il 68 e il 77 erano comunque delle cose che si vivevano in prima persona, cioè l'occupazione del liceo, l'impegno civile, il desiderio di conoscere, di apprendere, di sapere, l'idea del sapere erano comunque un qualcosa che uno viveva in prima persona, la rivoluzione di Mani Pulite è stata fatta, passatemi insomma il termine, da un pool di magistrati, perché poi furono quei 5 magistrati di Milano a dare il là a tutto quanto e decapitarono quindi la Prima Repubblica, cambiarono completamente la società. Quindi l'abbiamo di fatto vissuta, subita attraverso la mediazione della televisione, cioè senza la televisione non ci sarebbe stata probabilmente la rivoluzione di Mani Pulite. E a me capitava, a noi, alla mia generazione è capitato questo, di rientrare dall'università, accendere la televisione, lo ricordavamo prima, c'era un appuntamento quotidiano, esatto, oggi chi arrestano o peggio ancora, oggi chi si è ammazzato o chi è morto in carcere, perché poi anche quello era un po' il rovescio della medaglia, era inquietante anche quello, sentire che ne so che un esponente dell'ENI, se non ricordo male, Cagliari, si era suicidato in carcere mettendosi un sacchetto intorno al collo, francamente ti faceva venire un po' i brividi, perché non riuscivi a capire più che cosa stava succedendo, chi erano i buoni e chi erano i cattivi. Probabilmente non c'erano né buoni né cattivi, ma c'erano soltanto degli interessi che stavano mutando col mutare del tempo. C'è uno stratagemma letterario che lui utilizza per avviare il racconto, fa parlare prima Giulio e poi Giulia, e ognuno parla anche dell'altro, di questo rapporto complicato tra due gemelli. Questo che parla adesso, vi leggo un pezzo di Giulio. Di nuovo mi ha scrutato, pronta a riprendere di nuovo, è venuto da pensare a un fiume che preme contro gli argini e infine rinuncia a dilagare per proseguire lungo il proprio corso, apparentemente tranquillo. Cosa sapessi all'inizio di tutto questo non sono più in grado di dirlo. Sono sincero quando sostengo di non averle mentito. Non sapevo cosa sarebbe successo e non ho potuto far altro che assecondare le cose nel loro corso naturale. Quando poi gli accadimenti hanno preso a susseguirsi, non sono mai stato nella condizione di indirizzare i fatti, di promuoverne lo sviluppo. Sono stato con lei al suo fianco, mentre ciò che per tanto tempo era rimasto nascosto si rivelava. Ma è vero che niente è riuscito a sorprendermi, tutto mi era evidente da tempo, seppure nel modo immaginifico che è proprio delle cose che si avvertono chiare ma non si presentano mai nella forma distinta dalla parola. Sapevo molto, certo non tutto, ma lo sapeva una parte di me che non parla, che vede e non fiata. Mi è servito, come a lei, questo lungo periodo per mettere insieme ogni singola frase. E
ogni singola frase ha tracciato la narrazione del tutto. Immagino sia così per chi scrive, per i pochi ancora capaci di farlo. Sai qualcosa, ma il qualcosa manca di corpo. E poi lo vedi prendere forma e sostanza nel mettere in fila le parole che occorrono. E quando le parole sono lì dove devono essere, ti accorgi che non c'è niente di più. Non c'è più ciò che era prima che venissero scritte. Non ci sono altre possibilità per le idee quando diventano scritte. Sembra una roba autobiografica, cioè tu hai la storia in testa, le parole ci sono e devono venire fuori. Ma com'è che ti è venuto in mente di fare questo racconto? Non lo so, perché in realtà non lo so, nel senso che è un racconto ormai lontano nel tempo, nel senso che siamo nel 2018, sempre per puntualizzare con le date, visto che poi le date all'interno del romanzo e del racconto sono importanti. E questo libro è stato scritto nella prima stesura nel 2013, 2012-2013, e quindi insomma era una storia che evidentemente mi portavo dentro, questo è verissimo. Quindi quella frase lì in effetti spiega molto del mio stato d'animo e delle motivazioni che poi mi hanno portato a scriverla nel libro, è proprio questo. Ma per entrare un po' di più nei personaggi di questo libro, tu fai, come diceva Francesco, fai raccontare la storia a questi due gemelli, che sono uno, che sono un doppio sostanzialmente, no? E raccontano Giulio e Giulia la loro, ma così forse anche nel come tu l'hai concepita la storia, cioè loro sono incaricati di fare questa tesi di laurea, in più vanno e hanno davanti altri due personaggi importantissimi nel libro, che sono il padre, che è il giudice Saccherio, e c'è anche lo zio, e poi li andiamo a vedere e ci ragioniamo. Ma quello che volevo, così, loro, i gemelli, questa storia di questa dualità, di questo raccontare prima l'uno e poi l'altro, e poi questi mi ricordano, se vuoi, anche i Dreamers di Bernardo Bertolucci, no? Che erano, loro avevano il 68 come momento e come situazione. Qui invece siamo in Italia, non c'è il Maggio francese, siamo con Mani pulite, hai detto prima, no? Però indagano, prendono la parte di coloro che devono indagare, fanno loro l'interrogatorio al padre. Quindi sono anche loro ben armati, ben disposti a dover capire, a voler analizzare quello che è stata la storia di un passato prossimo o futuro. È verissimo. Sul discorso dei gemelli in effetti c'è tanto da dire, c'è tantissima letteratura che parla dei gemelli e spiega che cosa significa questa sorta di dualità. Però forse da specificare un'altra cosa, perché è vero che i personaggi li abbiamo ormai quasi raccontati tutti, sono questi quattro, però è vero che ci sono anche dei personaggi occulti, se così possiamo dire, o comunque ci sono delle ambientazioni che diventano esse stesse dei personaggi, e in questo caso sono la Chiesa e la Massoneria, quindi comunque due entità, due strutture che vivono su un loro esoterismo, su una loro liturgia, su delle regole comunque che sono scritte e che soltanto loro in alcuni casi conoscono. E quindi l'idea del gemello, l'idea dei gemelli, quindi l'idea di mettere insieme questa dualità, non è altro che il desiderio, la volontà, l'idea, se vogliamo anche la suggestione da parte mia, di far intuire a chi legge il libro che poi in realtà le cose, così come noi le vediamo, nascondono sempre, hanno sempre un qualcosa. Non a caso ieri, sempre per citare l'articolo della Nuova Sardegna, quando mi chiedevano, dicevo, chiunque di noi, pur magari non facendo parte di queste associazioni di cui abbiamo parlato prima, però basta vedere un'immagine, ormai sui giornali se ne vedono tante, non è più come un tempo, vede il tempio di una loggia massonica e scopre subito che il pavimento è a scacchi bianchi e neri. Ovviamente non è una casualità che questo
che questi pavimenti siano fatti, che ci sia questa scacchiera, ma si sta a significare e a ricordare a chi entra lì che la vita, che il mondo, che tutto ciò che noi viviamo ha due aspetti, che è un aspetto della luce e l'aspetto del buio, l'aspetto della vita e l'aspetto della morte. Quindi sta a significare questo, ecco perché questa dualità e questo doppio punto di vista con due gemelli. Tu ci hai detto che ci sono delle situazioni di contorno, proprio per introdurre un altro personaggio, mi piacerebbe che leggere un pezzetto. Mi ha fatto accomodare, questa è Giulia che parla, mi ha fatto accomodare dicendo: Giulia carissima, con piacere sincero. E dopo un attimo faceva strada lungo il corridoio verso la sala, della quale ho riconosciuto molti degli arredi, con la sorpresa strana che coglie quando ci si scopre dotati di quello strano, sfuggente meccanismo che è la memoria. Qualcosa si è raggiunto nel frattempo, a ingombrare un ambiente già allora stipato di una mobilia instabile, appartenuta ad altre epoche. Tavoli e sedie ugualmente claudicanti affiancavano quelli di quei giorni, rimasti nella stessa posizione di allora. Di questa roba lo zio si diceva collezionista e l'acquistava malandata, in previsione di piccoli lavori di restauro, e che però non si decideva ancora ad affidare agli artigiani cittadini, fidando nella disponibilità di quelli vaticani, più capaci, che però lo tenevano in attesa per tempi inverosimili. Così la casa intera puzzava del vecchiume accumulato, in mezzo al quale lo zio si muoveva con la disinvoltura di una grandama d'altri tempi, convinta di poter nobilitare con la propria presenza ammagliatrice le forme sgraziate di ogni cianfrusaglia. Qui descrivi lo zio, il monsignore, quindi c'è anche qui tutta una ritualità anche nel suo arredo, oltre che la sua, ed è l'unico che è rimasto della nomenclatura vaticana a Roma, mentre gli altri sono in esilio in quel dell'Argentina. Sì, in effetti è vero, è rimasto a Roma intanto perché era necessario per la storia. Naturalmente, no, al di là di questo mi sembrava importante comunque non rompere questo legame con Roma rispetto al Vaticano, quindi era impensabile, sarebbe stato forse immaginare troppo l'idea di un papa argentino che, pressato dai media, pressato dagli scandali che riguardavano soprattutto la sessualità all'interno della Chiesa, che mi sembra ci sia nei giornali di questi giorni, o no? Ecco, perché quella profezia. Esattamente. Il Papa Nero, assolutamente il Papa Nero, tra l'altro il Papa dei Gesuiti, ecco. E quindi l'idea, appunto, tornando a Michele, è lui che tiene un po' le fila, perché poi alla fine, come spesso accade, la casualità molte volte non esiste, quindi questa famiglia, la famiglia del Sacchedio, quindi una famiglia comunque importante, lo abbiamo detto prima, lui giudice, magistrato, poi giudice, comunque una figura assolutamente forte e importante, è chiaro che poteva che non sposarsi con un'altra famiglia altrettanto potente, altrettanto ben, come si dice, ben amanigliata, no? E quindi evidentemente oltre la moglie c'è ovviamente questo zio che fa il prete, che tiene un po' le fila, che anche lui ha dentro ai segreti del Vaticano, perché lì ha vissuto, lì ha conosciuto e ha letto determinate carte, lì ha mantenuto determinati contatti. Sì, c'è un altro aspetto che secondo me può essere interessante, vale la pena di leggere il libro, perché davvero ripropone e racconta, ci riracconta quello che è successo in quegli anni, ma senza dover avere quel tono esageratamente giudicante. E c'è uno scenario che viene descritto che sembra quasi che si muova in maniera scontata. Tu non usi mai dei toni pesanti, però ecco, quella che hai chiamato rivoluzione avviene comunque lentamente. Questo paese è cambiato. Se pensiamo a come in questo momento c'è un governo che non ha niente a che fare con la sinistra, che ha governato per diversi anni, c'è una parte di destra che è esclusa, che non si capisce com'è, cioè le categorie, ecco, tutto quello che è successo in quegli anni.
Yan e Yin, sì. Possono essere questi. Ecco, io la mia curiosità era se c'è un particolare. Quando lui ha scritto questo libro nel 2012, lavorava nel mondo della politica, era consulente della giunta Cappellacci che ha governato in Sardegna dal 2009 al 2014 più o meno, no? Ecco, mentre la quotidianità ti obbligava a prendere posizioni sulle cose che succedevano, naturalmente andava a fantasticare. Perché comunque uno degli aspetti interessanti della politica, a differenza di quello che magari oggi i politici di adesso vogliono far credere, è che la politica seria, quella con la P maiuscola, è una banalità questa cosa della P maiuscola, però è così, la politica seria è la più grande capacità della politica seria è quella di essere lungimirante, è quella di saper intercettare prima i flussi, quindi di capire prima quello che potrebbe accadere di quello, rispetto a quello che in realtà si vive nel presente. E quindi i grandi politici sono proprio questi, che non bisogna necessariamente essere dei visionari, però bisogna essere capaci a sentire l'umore e quindi cercare di cavalcare anche l'onda. E i politici di un tempo erano ben più attrezzati di quelli di adesso, non fosse altro perché c'erano le scuole di politica, si insegnava la politica, perché comunque la politica non è improvvisazione rispetto a quello che si legge oggi sui giornali o si vede alla TV. Cioè siamo arrivati al paradosso che non si capisce bene, il capo di una società privata arriva a dire il Parlamento non serve più, o meglio, se anche serve decidiamo chi ci deve andare attraverso un'elezione, attraverso un sorteggio. Cioè, questa è improvvisazione, quindi questa è la differenza fondamentale rispetto a chi faceva politica in passato, rispetto a quelli che invece oggi ci sono. Avremo nostalgia della politica di quegli anni, nonostante i misteri e le... Allora, io questo non lo so ancora, forse nel prossimo libro. Però in linea di massima ci sono già molti che stanno rimpiangendo la vecchia politica, o quantomeno i rituali della vecchia politica, che oggi già non ci sono più. Quindi Giulio e Giulia che fanno la tesi, il padre che in qualche maniera ottantenne probabilmente, no? Sì, più o meno, alla fine della sua vita, e che decide che in qualche maniera che non vuole morire con questi segreti, quindi dà il permesso ai figli di utilizzare questo archivio, questo bunker lo chiama lui, è un posto dove lui ha nascosto i documenti. E la descrizione di questo posto già vale, è una delle pagine più interessanti. Adesso ve ne leggo un altro però di pezzo, ed è quello che è del professore che dà l'incarico alla tesi. In realtà questo professor Bozzolo è il grimaldello, cioè quello che in qualche maniera dice vabbè, come faccio io ad avere i segreti di questo qui? Convinco i figli a entrare nel coso. E lui lo sa, vecchio Sacherio, e dice appunto, gli fai dire, usa il figlio per arrivare al padre, il vecchio Bozzolo, un libero pensatore in verità poco libero e molto legato a chi vuole restaurare la vecchia Repubblica. E il figlio si presta, agghignato, guardando Giulio nel pronunciare la parola figlio. Dico bene? Si è tolto gli occhiali per massaggiare delicatamente gli occhi con il pollice e l'indice ben tesi. O devo credere che non ti sia riuscito di arrivarci? Devo pensare che l'enfant prodige della famiglia non abbia visto ciò che anche un cieco vedrebbe? Ha inforcato gli occhiali e di nuovo lo ha guardato. Ma no, certo che no. L'intelligenza è ancora lì dove è sempre stata, perfettamente intatta, mai usata. E si è puntato un indice alla tempia. Lascia la parola alla sorella, il nostro prodigio, perché arrivi lei dove lui non si abbassa ad arrivare. Poi si è rivolto a me e ha cambiato tono, abbandonando l'ironia cattiva. È un archivio importante quello di cui parli con tanta leggerezza, molto più importante di quanto tu creda. È bene conservarlo al riparo dalle attenzioni del pubblico. È bene ed è nostro dovere, ha continuato sorridendo, che si tengano la loro curiosità. Gli accademici come Bozzolo, questi monumentali padri della patria dei quali mai nessuna patria ha voluto essere figlia.
lui fa la resistenza, cioè lui resiste all'idea che qualcuno possa scoprire questi segreti. Però ecco, lo stesso rigore che ha in queste cose l'ho usato per addestrare i figli, e i figli ce l'hanno questa intelligenza e la usano. L'intelligenza ci salverà? Speriamo che non soltanto l'intelligenza ci salvi, ma anche la consapevolezza, perché poi alla fine questo padre, comunque è vero che è intelligente, probabilmente ha scoperto un po' il gioco, probabilmente ripone molte speranze nel figlio, più nel figlio che nella figlia, però è altrettanto vero che alla fine la consapevolezza è altrettanto importante, oltre che l'intelligenza, e il vecchio Saccherio di consapevolezza ne ha davvero tanta, ne ha davvero da vendere, e quindi probabilmente questi aspetti lui li mette in gioco. Fermo restando che poi i veri segreti che si troveranno all'interno dell'archivio, così apriamo un altro flash, non sono soltanto sono raccontati in parte, perché in parte sono ritagli di giornale, in parte sono interviste, sono filmati video, però la cosa più importante ovviamente, che è uno degli aspetti che poi mi ha spinto, una delle riflessioni che poi mi ha spinto anche a scrivere il libro, sono delle intercettazioni. Perché un altro degli aspetti che abbiamo vissuto in questi ultimi anni, soprattutto grazie ai media, è il fenomeno delle intercettazioni. Quando si decide di andare a colpire una persona è molto semplice, si passano ai giornali, alle televisioni, delle intercettazioni che magari non hanno nulla a che vedere con il caso giudiziario, però c'è un grande sputanamento della vita personale, quindi si scopre che uno magari ha 5 amanti, uno che invece va chissà dove a fare delle vacanze particolari perché magari gli piacciono i giovani e le giovanette e via discorrendo. Quindi l'utilizzo che è stato fatto in questi anni delle intercettazioni secondo me dovrebbe veramente farci pensare. Non siamo ai livelli di Orwell di 1989, però insomma quasi siamo più o meno lì, perché questo tipo di idea che siamo tutti controllati, che tutto quello che diciamo, che confidiamo anche al telefono, l'indomani può finire, può essere sbattuto sulle pagine di un giornale e quindi essere di dominio pubblico, a me spaventa parecchio, pur non avendo segreti. Però ecco, è proprio il concetto di libertà che viene meno da questo punto di vista. Sì. Ma oltre a questa storia, che è la storia, cioè diciamo con la S maiuscola, che tu dipingi dell'Italia, c'è anche Giulio e Giulia, e forse Giulia in modo particolare, perché appunto, come dicevi prima, non è così ben voluta dal padre, no? O comunque mette le aspettative in Giulio più che in Giulia. È spietata nei confronti del padre. Guarda, basta dire due parole all'inizio, in cui dice: mio padre è sempre stato un egoista di merda, è un opportunista senza scrupoli. Chi lo ha conosciuto bene, o comunque meglio di noi, non che ci volesse molto, considera tuttavia che l'egoismo e l'opportunismo non siano le sue doti sociali più evidenti. Pare che sia in modo altrettanto evidente egocentrico e snob, nonché vanitoso, come solo può esserlo una subrettina sculettante in cerca di successo facile. Avrei da mettere agli altri una quantità di episodi dei quali sono stata testimone diretta, e un'altrettanto nutrita antologia di aneddoti riferiti da amici e parenti, sottovoce, con il tono complice di chi è al servizio della persona che conta e che può solo permettersi la piccola indiscrezione, il commento indelicato gettato lì en passant. Ne ho conosciuti molti, più o meno in transito alla corte del grand'uomo, gli indecorosi lacchè di cui ha sempre amato circondarsi e dei quali però si stancava presto, gente disposta all'umiliazione pur di essere lì dove contava stare, accanto al potere, cortigiani senza cervello che hanno ammorbato Roma nel suo secondo medioevo. Bene, questo è quello che pensa Giulia del grande Saccherio. Però nell'indagine che Giulia e Giulio fanno all'interno della tua narrazione, del tuo racconto, c'è anche delle scoperte personali, individuali, vanno a scoprire quei glanghi familiari che ci sono e che magari sono sopiti e che sono rimasti lì. Cioè,
è solo un sotterfugio che tu hai usato per raccontare, o cosa c'è di vero in questo? Sarebbe stato intanto forse troppo, sarebbe stato troppo politico, sicuramente troppo politico, e francamente avrebbe dato noia già a me a scriverlo questo, ecco, incentrandosi soltanto sulla politica. E poi credo che comunque, ecco, ritornando proprio a quella visione che dicevo prima, la politica non è un'entità astratta, la politica è fatta comunque da uomini e da donne, uomini e donne che a loro volta, sembrerà strano, però invece è così, però hanno delle emozioni, hanno delle forti passioni, anche loro vivono dei momenti, dei picchi molto alti, così come ci sono dei momenti delle cadute che ti portano altrettanto giù, quindi comunque sono degli uomini come tutti, e la politica non può prescindere da questo, molte volte sono proprio le passioni, le motivazioni che si ritrovano anche all'interno del nucleo familiare, all'interno del circolo di amicizia, che ti porta ad andare avanti, a prendere delle decisioni, a far sì che tu ti possa comportare in un modo piuttosto che in un altro. Quindi era evidente che dietro la figura di un uomo così raccontato come il giudice Saccherio ci fosse una famiglia problematica, indubbiamente, ma ditemi voi qual è la famiglia non problematica. In effetti è anche simpatico però questo giudice Saccherio, perché cioè lui è uno che ha messo le mani in tutto, e a un certo momento si pone anche il problema: ma noi dovevamo salvare il paese, dice. Cioè, era morta la moglie, dice, i figli l'accusano di averla portata quasi alla morte per farla morire di batticuore. E lui dice: sì, vabbè, come se fosse un effetto collaterale, no? Ecco, ma c'è nella politica questa cosa qua, che comunque c'è un bene superiore che deve essere salvaguardato. C'è un passaggio in cui tu descrivi l'atteggiamento degli americani, che è curioso. La loggia Propaganda 2, la famosa P2, come è noto, acquisisce una posizione centrale nella mappa dei poteri occulti del nostro paese solo dopo il 1974. Sino ad ora la destra italiana, la sua parte più radicale e intransigente, può ancora far conto sull'appoggio dell'amministrazione repubblicana degli Stati Uniti, che di fatto nel decennio precedente si è mostrata disposta più o meno a tutto pur di fronteggiare il cosiddetto pericolo comunista. E Giulia chiede al padre: ma cosa significa disposta a tutto? Disposta alla violazione di ogni regola di un paese democratico, al golpe o a quello di volta in volta che passa il convento. Ci sei? Certo, dopo le dimissioni di Nixon, spiega Saccherio, gli americani ritirano il sostegno alla strategia apertamente avversiva delle destre, non solo nella penisola, ma in tutta Europa. Da quella scelta deriveranno quindi da lì a poco la fine del regime dei colonnelli in Grecia e quello salazarista in Portogallo. In Italia le cose vanno diversamente. Il fronte più ultranzista della destra cambia strategia e, piuttosto che insistere con la guerra aperta al comunismo, ora preferisce occupare in modo sotterraneo i centri di potere del paese, i quali centri di potere, come previsto, verranno in effetti in capo a poco sottratti al nemico. Cambia la strategia, non c'è più questa divisione del mondo in due, occupiamolo. Ecco, questa è la parte più grossa dei segreti che lui nasconde nel bunker. Beh, oddio, può essere, indubbiamente è una parte dei segreti, perché poi al di là di quello che racconta, perché sono cose più o meno note, nel senso che insomma questa è la fine storia, però l'idea è proprio questa, che a un certo punto la politica diventa quasi consociativista, si usava questo termine, il pentapartito, perché comunque c'era un bene supremo, c'erano dei progetti da portare avanti, c'era una nazione che in qualche modo doveva essere salvata e che doveva comunque schierarsi da una parte, doveva essere schierata da quella parte, non poteva essere altrimenti. Anche i comunisti, il PC eccetera, a un certo punto di questo se ne rendono conto e quindi entrano, fanno parte del sistema, sono parte di questo meccanismo, e su questa base ovviamente si sarebbe andati avanti probabilmente sino ad oggi, se in quel 92 non ci fossero stati quel gruppo di magistrati milanesi che a un certo punto
non si capisce. Ecco, questo, le motivazioni vere e proprie io francamente ancora non le ho comprese, che cosa li ha mossi a rompere quei meccanismi. Perlomeno anche perché comunque erano 5 persone diverse, ognuna con una propria testa, alcuni di questi poi sono finiti in politica e quindi sono entrati a far parte dello stesso gioco, no? Di quel meccanismo che loro volevano scardinare, probabilmente facendo più o meno gli stessi giochetti dei loro padri, dei loro genitori della prima Repubblica. Quindi in realtà a questa domanda credo che ci vorrà ancora del tempo per rispondere, per capire quali fossero veramente le spinte che dal basso li hanno portati ad agire in questo modo. Alcuni di questi credo, molto personalmente, una sorta di invidia sociale, che è un po' quella che poi ha nutrito da allora un po' alcuni animi che poi si hanno tratto linfa vitale anche dal mondo dei social e che poi hanno portato a quello che conosciamo oggi, gli haters da tastiera, il movimento e via discorrendo, che è citato in luce nel libro. Stefano, sì. Un'altra suggestione. Sì, un'altra suggestione, diciamo che sempre dal giudice Saccherio, che è fondamentale qui in questo libro assieme ai due figli, no? Due figli studenti, lui è il giudice e l'inquisitore. E questo uomo, oltre ad essere così tutto d'un pezzo come descrivi, però è anche un po' gaudente. Lui non si iscrive, mi sembra, alla loggia italiana, si iscrive da qualche altra parte, però è molto attento al suo lato estetico, no? Cioè, c'è una scena in cui va a Place de Vendôme a scegliere gli occhiali e fa una cernita per quanto riguarda il peso, la forma, quello che gli sta bene. Si veste di vari tagli sartoriali, usa calzini in cashmere e anche la pesantezza del cashmere. E quindi è quasi proprio un... oltre che un voyeur, no? Perché poi, vabbè, lì bisognerebbe anche entrare nelle dinamiche familiari e nelle dinamiche proprio personale tra lui e la moglie, che anche lì c'è nella figura, c'è questa figura nel libro, che però è sempre un po'... Quindi dai anche un... sono gli anni Ottanta anche questi, cioè del giudice Saccherio. Allora, sono sicuramente in parte gli anni Ottanta, perché comunque sono stati anni dell'edonismo, l'edonismo reganiano, no? Era pienamente gli anni Ottanta. Però ecco, questa descrizione di Saccherio è più legata al periodo di Mani Pulite, è legata più al periodo di quelle copertine del venerdì, le copertine dell'Espresso, dove appunto... i magistrati, alcuni dei magistrati di allora venivano rappresentati già su un piedistallo, erano già delle divinità in un certo qual modo, esatto, c'era già chi pensava, ecco, se nelle piazze magari non si trovavano dei monumenti a dei vivi, le copertine dei settimanali, soprattutto dei settimanali, già li immortalavano così, quindi comunque una sorta di vanagloria, se così vogliamo dire, ecco. E quindi il giudice è ispirato un po' a quel momento di piacersi tanto, perché loro comunque si piacevano tanto di fronte alle telecamere. È che non vi possiamo dire tutto, perché sennò è inutile, non vi comprate il libro. Avevamo anche un accordo con le moto che avrebbero partivano dopo le 10:30, ma invece qualcuno ha tradito. Quindi dobbiamo un pochino arrampicarci su alcuni passaggi, perché non possiamo rivelare tutto, perché ci sono dei colpi di scena che riguardano soprattutto la famiglia, che sono importanti, ma non si possono accennare, sennò vi togliamo il gusto. Io l'altra curiosità che avevo, questo mondo della massoneria viene sempre presentato come il mondo dei lupi cattivi, c'è invece, tutto sommato, nel libro, non rappresenta una forza, una potenza, ma non viene vista come il male assoluto. Ecco, tu hai un rapporto, hai avuto nella tua vita dei contatti con questo mondo, che idea ti sei fatto? Io mi sono fatto un'idea, anzi, più che essermela fatta, ben precisa. Innanzitutto il mondo
restiamo un attimo sulla massoneria. La massoneria viene sempre dipinta in Italia, viene sempre dipinta così, come un'associazione di persone che si riuniscono non si sa dove, non si sa a fare che cosa. C'era un periodo in cui si diceva che mangiassero gli uomini, che mangiassero i tesi, cioè si raccontavano delle cose veramente assurde che non stavano né in cielo né in terra. Però la massoneria, nelle sue aspirazioni più nobili, è quella che poi ha dato vita agli stati europei, cioè la rivoluzione francese è stata fatta dai massoni, la rivoluzione americana è stata fatta dai massoni, non esiste un presidente degli Stati Uniti che non sia affiliato alla massoneria. E la massoneria comunque non è l'unico cioè la giovane Italia, ma veramente il risorgimento italiano è stato fatto dalla massoneria, Garibaldi, insomma stiamo parlando veramente di un qualcosa che ha avuto un ruolo determinante. Ma perché ha avuto questo ruolo determinante? Così la massoneria, così come altre istituzioni filosofiche che ancora oggi operano, sono presenti in tutto il mondo e che semplicemente si riuniscono per conoscere, per cercare di arrivare ad una conoscenza, per cercare di arrivare ad un libero pensiero, perché poi la verità vera è che la Chiesa osteggia la massoneria proprio perché la massoneria ha questa sorta di inclinazione di conoscere le cose, di sperimentarle in prima persona, quindi non fidarsi soltanto di quello che qualcuno ti dice, ma cercare di comprendere bene il significato ed entrare dentro le cose. Ecco perché dal mio punto di vista non ci poteva essere una condanna della massoneria in quanto istituzione. Poi, come in tutti gli ambienti, nel giornalismo, nella Chiesa e per giunta anche nella massoneria, che tra l'altro poi non è un lavoro, non è una professione essere massone, è semplicemente una condizione, un'appartenenza, un'affiliazione, né più né meno. Un altro aspetto che viene citato è quello del controllo dell'informazione. Ovviamente ci sono delle pagine che è meglio dimenticare, però c'è un passaggio, la rete, sempre il Saccherio che parla per dire come controlliamo le cose, la rete si controlla con altrettanta facilità. L'idea che allora circolava di internet come di un'opportunità democratica per fare comunità, per formare le opinioni, per muovere il consenso, ebbe il suo corrispettivo ironico in una rete manovrata da noi per portarci il consenso, la popolarità e tutti gli altri condimenti della zuppa. Cioè chi aveva il potere, chi ha il potere, la usa la rete. Cioè qualche esempio recente che... Beh, ieri erano le televisioni, oddio, insomma, veramente, se volessimo fare un po' di storia potremmo partire anche semplicemente dai bollettini, poi la radio che veniva usata durante la Grande Guerra, durante la Seconda Guerra Mondiale, insomma, Radio Londra. I media sono sempre stati fondamentali, le televisioni da noi hanno recitato un ruolo assolutamente centrale nelle dinamiche di potere e di accrescimento dello stesso potere e accrescimento del consenso. È chiaro che ci si sta evolvendo anche da questo punto di vista, e la rete è il gradino successivo, soprattutto per i giovani, e quindi chiaramente è fondamentale da questo punto di vista, ma la cronaca quotidiana ce lo sta dimostrando, ormai tutto si muove attraverso la rete, quindi gran parte del consenso viene portato avanti così. Era il portavoce dell'attuale premier, di cui mi sfugge il nome, Salvini, no, Di Maio, insomma, esatto, di Conte, appunto il suo portavoce diceva che ce ne frega noi dei giornali, alla fine con un nostro posto raggiungiamo 10 milioni di persone in un attimo, mentre oggi purtroppo i giornali soffrono sempre di più. Quindi è chiaro che sta assumendo una condizione diversa la rete, anche perché c'è questa illusione che sia gratuita, che sia, essendo gratis, quindi noi ci prendiamo tutto purché gratis, senza in realtà pensare al contenuto vero e proprio. E qui ritornerebbe la massoneria, o anche la Chiesa, perché comunque ha dei bei pensatori, anche lei, non è che con questo vorrei innalzare la massoneria per denigrare la Chiesa. Secondo me sono due istituzioni che hanno influenzato. Poi chiaramente in Italia questa situazione è molto più presente, perché avendo noi
radicato il Vaticano in casa, è chiaro che il peso specifico del Vaticano in Italia non è quello che ha in Francia o ad altre parti. Quindi sono due istituzioni che si equiparano molto, molto bene. Stiamo arrivando alla parte finale, dai. Sì. Ci abbiamo solo ancora qualche spazio. Non so se c'è qualcuno che ha curiosità. Domande. Ma io intanto volevo solo dire un'altra cosa, cioè leggendo il libro si sente questo peso molto pressante di questo potere, no? Cioè che i gemelli cercano di scardinare andando e violando il bunker, diciamo, no? Il bunker di Saccherio. E un'altra parte che c'è, oltre, abbiamo detto, c'è la massoneria, c'è la chiesa, ci sono i rapporti familiari, c'è la magistratura, c'è anche la grande finanza, sì, poi c'è la politica, no, che appunto che pervade ed entra in tutto, però c'è anche spazio all'esoterismo. È un tema che ti piace, che ti è molto chiaro. Che cos'è? L'esoterismo in realtà non è nulla di misterioso. L'esoterismo è semplicemente un qualcosa che è velato. L'opposto dell'esoterismo è l'esoterismo, quindi semplicemente basta aggiungere una S. Quindi non è il mistero. È la dottrina dei misteri, no? Sì, di un certo qual modo l'esoterismo è la conoscenza di non neanche di pratiche, di documenti e di racconti che non possono essere di dominio pubblico. Perché non possono essere di dominio pubblico? Non perché ci siano dei privilegiati che possono accedere alla conoscenza e altri che invece debbano per forza essere tagliati fuori, ma semplicemente perché chi si, diciamo così, avvicina agli studi esoterici si pone nella condizione di massima umiltà. Ad esempio, la massima umiltà di questa è essere disponibile a morire. Tant'è vero che tutte le iniziazioni delle scuole esoteriche, che siano massoniche oppure no, che siano ad esempio massoniche o rosacrociane, quando uno decide di entrare, fa richiesta di entrare all'interno di queste, il primo passaggio al quale lui deve rinunciare per poter accedere è la propria vita. Quindi c'è una simulazione di morte, ovviamente, il famoso cappio al collo. Non è altro che la morte dell'uomo che vive nell'ignoranza, quindi sta a significare semplicemente questo, dell'uomo che vive per accedere, per rinascere una sola nella conoscenza, quindi diventare un uomo diverso. Se poi voi andate a vedere, andiamo a vedere che cosa c'è scritto nei Vangeli, senza fare semplificazioni troppo spinte, però lo stesso Cristo deve morire, deve rinascere per poter essere un'altra cosa rispetto a quella che viveva nel mondo terreno. Quindi l'esoterismo non è semplicemente questo, il desiderio di accedere ad una conoscenza, però per fare questo devi rinunciare innanzitutto a te stesso. Cos'è questa storia del tulipano che hanno i nomi? Bellissimo. Sì, hanno i nomi. Ah, sì, sì. È un bellissimo. Allora, devo dire, io non sono. È lunare, quindi ha proprio il colore della luna con delle piccole venature lilla, ma sono veramente quasi impercettibili. Ed è veramente molto elegante e molto bello. Secondo me ci stava bene. Sì, Julie Sobel. Esatto. Come la copertina? Come la copertina del libro, che è bellissima, che è un omaggio, che è di Sergio Fiorentino, no? Sì. No, lo diciamo perché è una copertina alla quale sono molto, molto affezionato. Questo è un dipinto di un artista molto bravo siciliano di noto, che si chiama Sergio Fiorentino, che tra le sue passioni degli anni passati c'è stato tutto un filone di quadri, di tele, che rappresentavano i gemelli. Quindi, alla fine, conoscendo il pittore, dovendo immaginare così nella mia testa, prima di proporlo all'editore, anche una copertina, chiesi a lui la disponibilità a poter utilizzare un suo quadro, e è stato lui felicissimo di concedermelo, e io altrettanto di metterlo in copertina, perché poi, tutto sommato, sono un po' Giulia e Giulio, sì, questi esatto. Due, diciamo la verità. Non si vedono da dietro, perché tu... Io li faccio vedere da dietro. Esatto. Però ci assomigliano, ecco.
Io non so come concludere, c'è un'ultima. Anche perché mi sembra che ci sia un'apertura nella conclusione. Esatto, quindi siccome non possiamo rivelare le cose. Io avevo un'altra curiosità su di te invece. Tu hai scritto prima di questo libro, hai fatto un noir, hai fatto un libro per ragazzi, cioè sembrano mondi lontani nella scrittura. Arrivare a questa, che cos'è, che forse è il lavoro più completo, più ragionato. È sicuramente il lavoro più ragionato, perché forse l'abbiamo detto prima che ha avuto una lunghissima gestazione. Addirittura l'editore che voleva farlo uscire già lo scorso anno, io gli chiesi no, mettiamolo via, che forse è una cosa strana, perché tutti hanno voglia di pubblicare, invece gli ho chiesto no, guarda, questo non è esattamente il momento giusto per farlo uscire, aspettiamo ancora un po'. E non lo so, sicuramente era una storia, forse il mio 68, il mio 77, probabilmente questo, ecco perché c'era fortissimo questo desiderio, perché poi alla fine di mettere un po' d'ordine e di restituire dal mio punto di vista una visione di un periodo storico che ho vissuto e che probabilmente è sempre stato difficile da raccontare per me. Bene, Stefano. Io ringrazio tutti, ringrazio Cyrano perché sono sempre così carini a favorire questo tipo di iniziative. Compratevi il libro, ne vale la pena, perché ci sono un sacco di cose che non siamo riusciti a dire, che non si potevano dire, e vi sorprenderà la scrittura, una scrittura davvero scivola, che è una meraviglia, e quindi un paio d'ore dedicate a questo libro ne valgono la pena. Grazie a tutti. Grazie.